Qui vedete il Tantano Zano, Tomori Romagnoli, Calabria, Balotura, Benasser, Cassis, Alemacchis, Maldini, Rebic, Giroud, sapete, tutti i problemi del Milan, Messias, problema muscolare, Florenzi è stato operato, Bakayoko è arrivato ma anche lui si è fatto male, Teo Hernandez c'è il Covid, Maignan si è fratturato lo scafoide e Diaz, anche lui è stato forse contagiato, non lo sappiamo, se non altro possiamo dire che non ci sono stati altri casi... Al momento no, però verranno tamponati quotidianamente. E poi Fabio, no, anche oggi erano tamponati, erano a posto, sì, mi pare di capire. Il segreto è non farli tirare. Fortunatamente erano tutti e due vaccinati e quindi le conseguenze sono minime. Minime. Speriamo, grazie, che non ci siano stati altri contagi. Grazie Rabiot. Grazie Rabiot. Grazie Rabiot, sì, Zampolese. Grazie, voi che avete Zampolese. Mandato il cavallo di Troia. Cioè, in qualsiasi, cioè, dovete sempre stare in mezzo. Scherzo, ma chi può dire? Però chi può dire? Sono Faraoni. Faraoni la mette in mezzo con un tocco morbido. Di testa, palla Kalinic, la palla rimane lì. Ucarischio! Gol! Ed è gol! Ed è gol! Di Caprari. Caprari! 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 Bruttissimo inizio per il però Milan. Sembrava poverino. Tatarusano ha preso gol, ma si è trovato Caprari tutto solo davanti. Ma gli ha tirato una mina che sembrava gli ha bucato le mani. Allora, grave disattenzione difensiva del Milan. La palla arriva qui, c'è una deviazione di testa, un'altra deviazione in avanti, scivola, credo Calabria, un giocatore, ecco Bennasser, la palla finta, ci serve un giocatore del Verona, effettivamente no, fuori gioca, ma Caprari parte in posizione regolare, da questa distanza tira di collo pieno, un tiro molto forte, piuttosto centrale, che però piega le mani di Tatarusanu e finisce in porta. E l'azione in cui distinto magari un portiere, Vito, che c'hai Vito? Un tu passo avanti preparato? Magari, poi sì, quando sì, lo tira fuori, è... però oh, dai. Gli ha tirato una mina. Vabbè. No, è la posizione in cui... Il grande cross per Daniel Maldini, dai, destro, bello, alto! Al volo Daniel sopra la traversa. Siamo bellissimi. Attenzione Kalinic, che allarga tutta a sinistra dove c'è Caprari. Caprari è davanti veloso, preferisce la sovrapposizione, palla in mezzo, rigore. Oddio, rischio rigore per il Milan, mamma, secondo me questo è il rigore. Kalinic a terra, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, sì calcio di rigore, la sensazione. Allora c'è un check attualmente, allora c'è ancora una volta a sinistra, sfonda il Lazovic, sì, mette un pallone rasoterra che taglia l'area piccola, arriva Kalinic per la deviazione, chi è che è andato a fare fallo? Romagnoli che purtroppo non è nuovo ogni tanto a commettere questi errori. Vediamo un po' in area, non so, secondo me subisce lui fallo. Vediamo. No, non è rigore, subisce fallo, scusate. Allora, vediamo bene. È il vantaggio. È tutta la vita. Mette il piede. Non è rigore, allora. Scambetto Romagnoli. Non è rigore. È difficile, però... bisognerebbe vedere come si dice fotogramma per fotogramma. Ma che c'entra l'anno scorso? E fallo su Romagnoli? Qui quest'anno ci sono rigori che non ci sono contro. È in avanti, è avanti Romagnoli. Tanto c'è il VAR, se il VAR lo toglie avete ragione. Certamente è un rigore trasformato e sarebbe il 2-0, sarebbe molto complicato per il Milan. Il VAR c'era pure con l'Atletico, allora prendo, c'era, ce l'ha andato. Allora, cosa dice? No. C'è cover, che c'è cover, è finito e l'arbitro dice... Non si capisce. È rigore. Sì, rigore. Confermato rigore. Però ragazzi, l'hanno visto al VAR, io voglio dirvi, l'ho subito anch'io. Anche l'Atletico ha visto al VAR. Però se non accettiamo che in due l'hanno visto al VAR, l'hanno rivisto lì. Anche l'Atletico l'ha visto al VAR. Attenti, vediamo il rigore, magari Tatarusanu fa il miracolo. Berek va a battere il rigore. Oh mamma, non voglio guardare, non voglio guardare. Che glielo prendi. Oddio, non voglio guardare. Senti. Berak, segna Berak, sei buttato, segna Berak, sei buttato di punta, è angolato, segna Berak, prendibile. Non si è disteso. Buon ragazzi, siamo in diretta, se siete sul divano potete, allora. Non si è tuffato benissimo, adesso non possiamo adesso un rigore tanto. No, perché allora Verona ha approfittato di debolezza di questo Milan, il migliore in campo per il Milan si è fatto male, che cosa dobbiamo fare? Oltretutto a mio giudizio stranamente
Pioli ha sbagliato la formazione, perché tutta la vita doveva mettere Calabria a sinistra e Calulo a destra. E anche Tonali a metà campo. E Tonali al posto di Maldonado. Allora, abbiamo tutti i giocatori mezzi acciaccati. Giroud impresentabile, che non è acciaccato, ma è un vecchietto che non avendo fatto gli allenamenti sufficienti, ci vorrà ancora un po' di tempo e quindi è impresentabile. Quindi noi, Bennacer gioca male, che sì, è arrivato da poco dall'Africa ed è lento, è bravino, ma è lento. Bravino. Quindi noi stiamo giocando con, ci mancano otto giocatori e sei che sono in campo sono in condizioni non ottimali. Si è visto, io facciamo sto gol e apriamo sta partita, sta dai. Angolo alla sinistra di Montipò, se ne incarica Castiglieco, palla dentro, la girata da loro, allontanano e poi Leao prova ad andare a combattere contro Barak, difende palla, la recupera sull'out di sinistra, ancora Leao, va via, prova ad andare sul fondo, Leao, non lo ferma nessuno, il cross, dentro, Giroud! E allora! Facciamo fallire un altro, vai Giroud! Ti ha fatto quello per cui l'abbiamo preso. Giroud lo sta in piedi, Martinelli, Giroud lo sta in piedi, Martinelli. Martinelli è da elogiare perché lui ha visto il gol prima, credo, ed è stato ben zitto, è vero Martinelli? Leao al limite, Leao, il tacco per Castiglieco che entra in area. Rigore, Gaccio! Ogni tre uno. Allora, Castiglieco a terra, la dinamica dobbiamo ancora vederla, onestamente, perché lui si è inserito fra due o tre avversari determinato a terra, vediamo. L'ha visto lui. Allora, il colpo per... sì, direi che il numero 5 che interviene... Faraoni, nettamente a rigore. E si è messo a mani in faccia perché è teso. Sì, è infatti, c'è fatto che sì. Che sì contro Montipò. Mamma mia, che paura che ci ha fatto venire. Che sì contro Montipò. Concentrato, dai, lo guarda, ma no, lo ma guarda dai. E lo riguarda. Parte che sì, con la solita rincorsa, che sì. E gol! L'abbiamo aggiustata! E 2-2! 2-2! E andiamo a vincere adesso! Entra Ibra! Adesso entra Ibra, vedete, guarda Martinelli, ecco, ci vuole il cuore. Pesce, devo dire che il nostro Giulietto è sempre molto, molto sportivo, molto spiritoso, ecco, perfetta l'esecuzione di che sì. Dai, andiamo a cercare Leao, forza ragazzi, Tomori nella nostra metà campo, sulla sinistra ancora si passa da Baloture e poi credo da Leao, sì, la lascia direttamente a Leao, supera la linea metà campo sulla fascia sinistra Leao, palla in verticale a cercare Ibra, il tunnel per Giroud ancora, Krunic al limite dell'area, poi darà sulla destra, lato corto, Castiglieco, il cross dentro, basso, troppo basso, gol! Autogol clamoroso del Verona, un regalo che il Milan accetta con grande entusiasmo. L'autogol di chi è stato? Lo sciagurato. Allora, è Krunic che mette la palla per Castiglieco, rasoterra di Castiglieco e per anticipare Ibra, un goffissimo autogol. Chi è questo qui che ha fatto l'autogol? Gunter. Gunter. Pericolo, rischio. Ma veramente sarebbe una beffa. Cosa d'altri? Sei minuti di recupero. Attenti. Attenzione, palla in mezzo, la palla rimane lì. Dai, basta, via Krunic, con il petto controlla, rilancia, finita, è finita! Tra tutti pesantissimi! Che cuore! Che cuore questa squadra! E andiamo! Sì, e ci siamo sì, anche noi. Qui Pelle Gattone adesso lo sentiamo. È stata... No, davvero, vi faccio i complimenti. Sto per dire una cosa. Quando vinci ste partite è l'anno tuo. No. Noi dobbiamo fare l'anno ambulante. Dobbiamo fare un grande complimento al Milan.
perché in una partita maledetta, piena di infortuni, dove il tuo giocatore migliore si infortuna a sua volta, becchi due gol alle prime due opportunità, perché diciamo la verità, il Verona, pronti via, boom, 1-0, poi rigore 2-0. E non dai segni che poi... E riesci a ribaltare il secondo tempo, ecco, beh, allora vuol dire che hai un grande carattere, no? Certo. E questo è intanto... E non abbracciano tutti Castiglieco, perché era fuori progetto, sta piangendo Castiglieco. Ah, è vero. Bellissima immagine, la prima partita oggi è entrato, ci ha messo il cuore, ha fatto la differenza, la e famiglia, questa è l'immagine di un gruppo famiglia. Straordinario. Bravo Castiglieco. Meravigliosa. Bravo Castiglieco. Commovente. Sì, 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 sì. Castiglieco, Castiglieco piangeva disperatamente di gioia e tutti i compagni sono andati ad abbracciarlo.